Siamo pronti, è il momento di annunciare Giampiero Ibiza! Hola, chicos en chicas. Ciao ragazzi, ciao Marco. Ciao, ma che bello finalmente parlare con uno che fa radio. Eh sì, da tantissimi anni ed è un piacere per me, grazie a voi. No, ma veramente, ma che bello. Io potrei parlare con te per delle ore cercando proprio di fare la voce più radiofonica del mondo e sarei la persona più felice del mondo, Giampiero. Tranquillo che ce l'hai la voce radiofonica. C'è anche un'ottima voce da dance radiofonica, è una cosa diversa. È vero. Bisogna avere la voce dance radiofonica. E tu, Giampiero, racconta un po', perché tu lavori in questa radio della Campania che trasmette da Napoli e fa dance. Sì, del gruppo Kiss Kiss e Radio Ibiza. Pensa che sono 15 anni che trasmette il pomeriggio. È nata per gioco come radio dance, come frequenza da supporto di Radio Kiss Kiss Network. E poi da un gioco è nata una radio che ora insomma siamo intorno ai 500.000 in media, per cui insomma è una radio che viaggia abbastanza bene, abbastanza forte, di cui sono programmatore musicale da 12 anni, quindi pensa un po'. Bene, perfetto, quindi è un ruolo fondamentale il tuo, perché comunque quando si sbagliano poi magari tanti dischi durante la giornata, ci sono gli ascoltatori o il direttore che protesta, no? Infatti, devi stare attento alle varie fasce orarie, perché poi io programmo tutte 24 le ore della radio, quindi non è che... Per cui, vabbè, sono anche autore dei programmi, del mio in particolare, ma anche di altri programmi della Divisa. Sì, fare il programmatore musicale di una radio dance è difficilissimo, anche perché siamo cosiddetti targetizzati, per cui sotto l'occhio del ciclone. E con la musica dance, che è solo appunto una categoria della musica, devi prendere la maggior parte degli ascolti. Abbiamo la fortuna di avere anche un range di età che va dai 10 ai 45 anni, quindi insomma siamo riusciti con la commerciale, con la club, con la techno, con la elettro ad accontentare un po' tutti, insomma. Ma mi puoi spiegare, così parlando un po', facendo i sociologhi, come mai questo fenomeno di Radio Ibiza proprio in Campania e a Napoli? Radio Ibiza è una radio che ha la fortuna di trasmettere in Campania, perché se tu guardi i dati dei censimenti, la Campania è la regione più giovane d'Italia. Ecco. Per cui abbiamo questa fortuna di avere una marea di ragazzi che fortunatamente possono potenzialmente ascoltare la radio, e devi catturarli. Radio Ibiza perché? Ti spiego subito. Io in realtà vengo, come Marcello Niespolo, che è il mio editore, da un'esperienza live, cioè io sono cresciuto prima, tra virgolette, in discoteca come DJ, quindi come animatore, come DJ vero e proprio di una volta, e poi dopo sono arrivato in radio. Che significa? Che dalle piazze siamo riusciti a convogliare l'ascolto in radio. Perfetto. Questo però è un fenomeno che dura da 15 anni, per cui è un lavoro che facciamo da tantissimi anni, i ragazzi ci conoscono bene, che poi tra l'altro in streaming ci siamo accorti che abbiamo un ascolto pazzesco, e in Italia e oltre i confini italiani. Bene, sì. Ormai con la musica e con soprattutto internet abbiamo veramente il mondo a disposizione. Se uno fa un buon lavoro, bravo, poi le persone ascoltano, e questo è fondamentale. Ma come hai iniziato poi a fare anche il producer? Il producer ho cominciato a farlo 3 anni fa per gioco, perché niente, per gioco, con le boom è nato un disco così, stavo giocando col campionatore con i vari software, Cubase, sta roba qui, e ho detto ma perché non continuare a fare dischi? Poi ho avuto la fortuna, attenzione, di remissare un progetto di un mio carissimo amico che è Paolo Aliberti, che tu conoscerai. Certo, perché è del Piemonte. Bravissimo, con il quale ho un rapporto idilliaco dal punto di vista professionale da sempre, spesso e volentieri è venuto qui a suonare da noi, e feci un remix di Born to Fly con la voce di Carl, che è una voce mitica degli anni 90. Per gioco feci questo remix a Paolo, e dopo 3 mesi me lo ritrovai sull'etichetta di Roger Sanchez, sulla Stealth. Wow. Per cui scelse la mia traccia e quella di Outwork. Dissi, cacchio, perché non continuare a fare dischi? E ho continuato praticamente a produrre, a fare roba mia con la Saifam, poi tantissime cose che ho fatto in questi 2 anni. Bene. Com'è nato il... Dimmi, Giampiero. No, dicevo, io comunque fondamentalmente ho un cuore house, quindi nasco dall'house classica, old school. Poi devi adattarti ai suoni, tra virgolette, attuali. Certo, questo è fondamentale per rimanere sul mercato. Ma com'è nato il singolo Where is the Love con la voce di Vivian B, che tra l'altro è un'altra cantante piemontese?
Infatti, mitica da Blitz anni 90 che ho consumato quando suonavo in quei tempi lì. Dunque, no, in realtà è un'idea nata da DJ Herman, che è mio grandissimo amico DJ producer napoletano, che un giorno mi chiamò e disse: guarda, io ho pensato questa cosa con la voce di Vivian B. Contattò Vivian B, che già conosceva a mia volta, e nacque Where is the Love. Appena lo sentì dissi: cacchio, Ermanno, questo è un pezzo che secondo me, se lo sviluppiamo nelle varie tracce, può far qualcosa. L'original version l'ha partorita DJ Herman, io poi ho sviluppato le altre tracce, la mia, Giampiero Ibiza Remix, poi ci sono altri due validissimi ragazzi, Hirian e Alston, che hanno fatto una versione techno che dalle vostre parti va tantissimo come genere. Certo. E poi c'è un'altra versione di Danny Calliro, che poi ha collaborato anche in altri progetti miei, più alla Swedish Resurrection, Axel, quella roba lì. Dove possiamo sta funzionando? Dove possiamo trovare il singolo in vendita? In vendita, guarda, mi prendi in contropiede, perché in realtà io ho fatto il disco, però io proprio faccio altre cose. Io sul serio, non. In realtà lo troverà in vendita chiamandolo a Dance and Love, questo è ciò che posso dire. No, sul serio, perché poi non mi occupo di questo. So che c'è del disco, tutto a posto, va forte. Me lo cantano. Sì, ma conoscendo la Dance and Love, quindi iTunes, bravo, e tutti i più importanti portali del mondo troveranno sicuramente il singolo. Giampiero. Era una provocazione, Marco. Tu conoscendo la Dance. Era una provocazione che ti. Gabri Ponte sa quello che fa, per cui Dance and Love è una garanzia. Infatti, infatti. Quando verrai su in Piemonte, visto che c'hai la cantante del Piemonte, sei con la Dance and Love a Torino, quando è che verrai su in Piemonte a trovarci? Dunque, ti dico un'altra chicca, in realtà, in anteprima. Io ho registrato un progetto per Chloe, che è una cantante di Brescia, che sarà a Sanremo, un progetto in cui parteciperà anche un nome grossissimo della dance italiana, insomma, posso fare il nomignolo dove lui ha lavorato, Radio DJ, per cui c'è questo grandissimo nome, e con lui farò una serata su al nord, quindi in quell'occasione lì senz'altro ti chiamerò e ci vedremo. Bene, perfetto. Giampiero, il tuo momento, ascoltiamo il tuo ultimo singolo, vorrei che lo presentassi come se fossi a Radio Ibiza. Ah, grazie. Dimmi tu quando devo andare, eh? 3, 2, 1, vai! Ragazzi, un bacio da Giampiero Ibiza, Radio Studio 103, e ho il grandissimo piacere e onore di presentarvi Giampiero Ibiza, DJ Herman, featuring Vivian B, Where is the Love?